Eccoci qui, ciao a tutte, bentrovate di nuovo. Merceria Tante Idee è qui per farvi vedere le novità che sono arrivate stamattina. Stamattina abbiamo fatto una direttina veramente velocissima con il corriere proprio in diretta che ci ha scaricato i cartoni appena arrivati con i nuovi pannelli di idee per creare. E adesso invece in questo piccolo video che rimarrà comunque registrato ve li facciamo vedere uno per uno perché sono veramente bellissimi e sono appunto le novità della primavera 2023. Naturalmente li trovate già disponibili sul nostro sito e dalla prossima settimana che inizieremo il tour delle fiere, ovviamente li troverete anche nel nostro stand, così fino ad aprile quando finiremo le fiere. Insomma, quindi disponibilissimi sia per gli ordini online che per appunto chi ci viene a trovare in fiera. www.merceriatanteidee.it intanto per chi non ci conosce e non sa il nostro sito. Allora, passo immediatamente a farvi vedere i piccolini che sono denominati PS. Sono proprio piccoli piccoli, come vedete, una misurina splendida e vengono 2,50 euro, quindi hanno veramente anche un ottimo prezzo. Vi faccio vedere ad esempio il P067, sono due bellissimi gnomi lavanda, guardate che belli che sono, ci sono anche le targhettine. Questi ovviamente vanno ritagliati, per chi non conosce magari l'utilizzo dei pannelli, vanno ritagliati, imbottiti e cuciti. In questo caso, naturalmente, dietro dovrete mettere un pannolino Cintunita in modo da ricavare entrambe gli gnomi. Quindi P067 novità. Poi il P066, questo diventerà una mucchina molto carina, invece questo perché ha già tutti fronte e retro e si potrà abbinare anche al pannello della Mucca Family, dove ci sono già i personaggi mamma, papà e bimbo. Niente che uno abbia due figli, almeno riesce ad integrare con un pannellino sempre da 2,50 euro, riesce a integrare la famiglia. Eccolo qui, quindi carinissimo anche questo PS066. Poi PS065 abbiamo i coniglietti, questi sono splendidi, anche qui vanno ovviamente doppiati con un pannolino Cintunita e si possono abbinare al pannello PS064 le gallinelle, guardate che belli che sono con le loro carotine, bellissimi, sempre pannellini da 2,50 euro. Poi dopo vado veloce perché ce ne sono veramente tantissimi. Qui invece abbiamo la serie dei coniglietti PS063. Qui diventa un coniglietto tridimensionale, quindi con il corpo, fronte e retro, le carotine, sempre il fondo da applicare sotto e le orecchie. Quindi molto carino. Abbinabile volendo per fare appunto famigliola o quant'altro, sempre tema conigli, il PS062 che ha i visi. Quindi ne trovate due, ne potete realizzare proprio due facciotte con il visino, le carotine sempre e le loro orecchie. Poi dopo andiamo rapidi perché veramente sono tantissimi. Abbiamo il PS061, questo è bellissimo, diventa una paperella, un'occhetta, sempre tridimensionale perché anche questa andrà imbottita, ha il suo fondo, quindi comunque ha spessore, le ali e poi ha una specie di taschina che andrà applicata in questa posizione, volendo lasciata aperta, fa sia da decoro, ma potrebbe diventare anche una taschina porta forbici o spagnolette o ditale o quello che uno preferisce. Quindi PS061 sempre 2,50 euro. Poi abbiamo le appette, queste per chi ci ha già seguito l'anno scorso, c'è anche il pannello grande. In questo caso si possono realizzare quattro portachiavi a tema api, oppure magari applicati in una giostrina per bimbi. Lì dopo la fantasia va. La dovrete mettere voi, insomma. Poi dopo abbiamo Ele e Dante, guardate che carini, sono gli elefantini, questa volta figura intera, quindi non c'è solo la faccina, anche questi adattissimi per essere applicati nelle giostrine dei bimbi o su un bellissimo fiocco nascita a vostro piacimento. PS058 Ele col tutù da ballo, molto carina. E poi abbiamo il PS069 invece che è Dante, eccolo qua, quindi molto carino con la sciarpona di lana, bellissimo. E poi avete anche vari elementi di decoro da poter poi completare il vostro lavoro. Poi anche questo era un pannello già presente in grande, che però hanno riprodotto piccolino PS057 con le casine. Abbiamo fatto un bellissimo fuori porta, se vi va potete andarlo a rivedere sulla nostra pagina Facebook Merceria Tante Idee. Quindi molto molto carino in versione un po' più piccolina, ma vi posso garantire che viene veramente una cosina carinissima anche su una ghirlanda fuori porta, appunto. Poi dopo abbiamo i medaglioni di Alice nel Paese
Paese delle Meraviglie, PS056, molto carino anche lui. Anche questi potrebbero essere medaglioni piatti per l'albero di Pasqua, ad esempio. Potrebbero essere dei piccoli sacchettini doppiati e lasciati aperti con dentro o i cioccolatini o le caramelle o i confetti. Quindi anche questi, oppure segni a posto per la tavola di Pasqua. Anche questi si prestano moltissimo a essere utilizzati veramente in vari modi. Molto molto carino. Con questo terminiamo i pannellini piccolini da 2,50 €. Passiamo a quelli denominati PM, che sono più grandi ovviamente e vengono 7,50 €. In questo caso abbiamo due bellissimi conigli, un bellissimo coniglio così tridimensionale, quindi viene grande in questo modo. Mi sono un attimo confusa perché ha fronte retro, quindi hanno ha tutto il davanti e il dietro, con le orecchie, con le braccine, e proprio potete realizzare questa figura intera. Eccolo qua. Quindi questo è uno di quelli da 7,50 € e vi dico anche il codice PM012, eccolo qua, Spring, quindi non solo Pasqua. Poi abbiamo, questo è un ognomo, guardate che carino, questa è sempre la figura di come deve venire finito, molto molto carino, anche questo è Spring, sempre, ma è gnomo, PM017, con anche le sue scritte del welcome, eccolo qui, molto bello, con l'annaffiatoio e la carotina, sempre 7,50 €, avrete anche un po' di spiegazioni su come assemblarlo, comunque sempre una questione di ritaglio, cucito e imbottitura, eccolo qua. Naturalmente si possono sempre o cucire a mano, punto festone, o cucire a macchina, altrimenti, come ad esempio in questo caso, che è un pannellino molto molto semplice, per chi è proprio negato del cucito, eventualmente si possono anche incollare, insomma. Anche qui vi consiglierei, ovviamente si possono doppiare, ma per farne di più vi consiglierei di doppiarli con un pannolencito in tunita, in modo da poterne realizzare molti di più. Anche qui possono diventare medaglioni portaovette, decori per l'albero di Pasqua, segni a posto, insomma, come più vi piace, o medaglioni da appendere a un uovo di Pasqua che magari volete regalare. Quindi veramente molto carini. Questo è il PM016, uova dolciose le hanno chiamate. Questi nomi. Poi abbiamo, sempre in tema medaglioni, uova, guardate che bello anche questo, PM013, uova pasquali, dolcissimo, in tema un po' vintage, molto romantico. Li trovo anche questi veramente splendidi, abbinati con magari un pizzo intorno, e possono essere anche incollati se uno non vuole cucirli. Si può ritagliare un feltro da 3 mm della stessa misura e poi incollati proprio così brutalmente sul feltro, magari con un pizzo intorno, e diventano comunque una sciccheria. Sempre anche questo per l'albero di Pasqua o segna a posto o quant'altro. Sempre per rimanere in tema, le campanelle, quindi PM015, campanelle vintage, con tutti questi pulcini, anche questo bellissimo, sa tantissimo di primavera, con le violette, quindi anche questo lo trovo adorabile. Come vedete ce ne sono tantissime in un pannello, quindi 7,50 €, comunque se li doppiate con il pannolencito in tunita avete comunque un sacco di decori da poter utilizzare. Quindi guardiamo anche il lato pratico, insomma, che con un pannellino non eccessivamente costoso riuscite veramente a realizzare un sacco di oggetti. Anche questo PM014, le campanelline molto fatate direi, perché qui ci sono proprio le fatine dei boschi e le trovo anche queste adorabili. E questo è l'ultimo della serie dei PM da 7,50 €. Poi dopo vi faccio vedere, prima di passare a quelli grandi da 15, vi faccio vedere il pannello di quelli in feltro da 2 mm, quindi questo è più che altro da ritagliare e da incollare, semplicemente è un felt 019 Springtime, molto carino perché ci si può proprio creare un bellissimo fuoriporta, magari su un cerchio o su una ghirlanda in viticcio o una ghirlanda imbottita, e creare proprio una cosa molto romantica anche questa, però con vari elementi per poterla completare. Quindi come vedete anche questo è bellissimo, solitamente molto adatto anche da poter fare con i bambini, magari i nipotini, perché come vi dicevo qui non c'è bisogno di dover cucire, quindi molto semplicemente si taglia e si incolla. E viene 9,90 €, non mi ricordavo se l'avevo già detto. Poi dopo faccio una piccola parentesi e iniziamo con un pannello da 15 abbinato a un pannello di quelli da 7,50 €. Questo è uno dei libri tattili sensoriali per i bambini, anche qui chi ci segue, chi conosce i pannelli di Adelaide sa che ce ne sono già di tantissimi argomenti, ne ha inserito uno nuovo, ma c'è una piccola novità. Allora, il pannello sempre da 15, eccolo qui,
ed è un P274 ed è il Castello Incantato. Eccolo qua. Come sempre, vi trovate le due copertine. Quindi le due copertine del libro, che sono queste, e fin qui è tutto normale, diciamo che è il libro classico di quelli di idee per creare le due copertine, i vari personaggi da ritagliare, da incollare sui suoi laserati, che sono questi qui, cioè le stesse figure che ritagliate da qua, le trovate in feltro da 2 mm o da 3, da 3, insomma rigido comunque, in modo da poter fare l'attacco e stacca. Per poter fare l'attacco e stacca ci serve appunto la bustina dei patch, del velcro, che abbiamo ovviamente sempre disponibili. Poi abbiamo due tipi di sonaglino, perché ad esempio dietro la porta del castello, ovviamente dentro nell'imbottitura tra le due copertine, che ci va dentro l'imbottitura piatta, potreste ad esempio mettere il sonaglino così che uno dopo va a suonare la porta, quindi molto carina questa idea. Altrimenti, inseriti l'anno scorso, ci sono anche i sonaglini sonori. Sono questi. Questo è quello Nina Nanna dedicato ai bambini. Culla proprio. Ecco, ok, basta. 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 La novità qual è? Allora, fin qui è un libro tattile, sensoriale, classico come i soliti. La novità è che con un pannellino da 7,50 € ha inserito una pagina interna. Quindi, mentre queste rimangono le due copertine, questa è la pagina interna con ovviamente l'interno del castello, quindi molto carino anche questo perché potrebbe diventare una sala da ballo. Abbiamo la principessa che ha cambiato abito, infatti come vedete nel pannello precedente ha un abito e c'è comunque anche un principe, mentre qui nella sala da ballo hanno proprio gli abiti da festa con tutti i brillantini e quant'altro e il principe e poi gli arredi. Calcolate che dopo usando i patch e facendo il discorso degli attacchi e stacchi è molto carino perché ad esempio il cagnolino lo potreste mettere sulla sedia come sul divanetto, insomma potete veramente creare una storia insomma, che ha un senso, insomma molto molto carina anche perché appunto dopo si può entrare e uscire dal castello giocando con questa pagina in più. Quindi pannello classico da 15 euro si può utilizzare così che diventa già un libro completo, se no 7,50 € si può aggiungere con altri personaggi una pagina in più interna. Poi naturalmente potete trovare qualche tutorial anche su internet, soprattutto per la costruzione del libro, ma comunque è una cosa molto molto semplice che abbiamo già trattato anche noi. Sempre per rimanere sui pannelli da 15 euro, e queste sono le ultime quattro novità, diciamo, abbiamo la mucca chiamata Highlander, giusto? Highlander P273, eccola qui. Guardate, concentratevi magari più che altro sull'esempio, perché vedendo tutti i pezzi magari uno non si rende conto di come può risultare. Il risultato finale è questo qua, eccolo qui. Ovviamente anche questo è tutto da cucire, imbottire e insomma ritagliato, cucito e imbottito. Eccolo qui. Poi in più nel pannellino vi trovate anche delle piccole applicazioni che potete voi a vostro piacimento applicare dove preferite. Quindi questa ad esempio è la prima novità dei pannelli grandi, poi dopo bellissima Miss Daisy pannello P270, eccolo qui, questo è splendido, l'esempio sempre di come deve venire è qui nell'angolino, è splendido questo, l'abbiamo visto, vabbè, l'abbiamo visto dal video, ma è veramente spettacolare, diventa una cosa splendida, è proprio una bella occhetta tridimensionale, abbastanza grande, ma con tutto il godè, con il cappellino, insomma, è una cosa splendida. Noi ovviamente non vediamo l'ora di creare anche qui i campioni. Purtroppo sono arrivati un po' tardi, quindi cercheremo di fare il possibile per poterli avere pronti per il tour delle fiere. Faremo quello che possiamo. Purtroppo adesso vi riusciamo a far vedere solo i pannelli perché, come vi dicevo, sono arrivati stamattina e prossima settimana partiamo, quindi non è rimasto tanto tempo. Allora, P272 abbiamo il portachiavi con gli gnomi lavanda, di come vi ho fatto vedere prima il pannello piccolino da 2,50. Qua invece c'è un pannello grande da 15, però guardate quanti gnomi riuscite a realizzare. Anche qui portachiavi, bomboniere, segnaposto, potete veramente sbizzarrirvi. Soprattutto, ecco, adesso mi viene in mente a proposito lavanda, piccoli sacchettini con appunto dentro la lavanda per poter profumare cassetti o scatole dei ricordi, insomma, quello che più vi piace. Quindi molto bello anche questo pannellino qui e guardate. Va bene, 15 euro, però guardate quanti riuscite a realizzarne. Naturalmente li doppierei con un panno Lenci intonita, così riuscite a farne veramente tantissimi. Molte clienti ci chiedono appunto pannelli con più elementi perché magari fanno mercatini di beneficenza, adesso arriva Pasqua e questi sono veramente l'ideale.
Questo è l'ultimo dei pannelli da 15 euro, P271, è la coppia dei coniglietti. Come in precedenza c'era la Mucca Family, c'erano le pecorelle, che cos'era, i koala, insomma c'erano un sacco di coppiette carine. Giustamente non poteva mancare i coniglietti perché sono veramente carini. Anche qui non vediamo l'ora di poterli realizzare perché guardate quanto sono belli. Lui con tutti i pantaloncini, la magliettina scozzesina, lei col gonnellino, insomma. Poi hanno musini veramente adorabili. E, come sempre, molto semplici da realizzare. Comunque, cercheremo di darvi una mano. Faremo qualche chicca creativa veloce in modo da spiegarvi anche come poterli assemblare o realizzare. E, naturalmente, non vi insegnerò il cucito perché sapete che io sono negata, ma vi daremo un sacco di dritte per poterli poi comunque utilizzare. Quindi, io direi che dovrei avervi fatto vedere tutto. Le novità, come vedete, non mancano. E ce ne sono tantissime, quindi vi aspettiamo numerosissime, o sul nostro sito perché sono già disponibili, quindi già ordinabili, oppure dalla prossima settimana per chi ci viene a trovare in fiera li potrete proprio toccare con mano e così per tutto il corso delle fiere. Vi ricordo, adesso non vi dico le date, ma le troverete poi scritte sulla nostra pagina Facebook. Ci troverete a Vicenza, a Bergamo, a Torino, a Genova e a Pistoia. Quindi mi raccomando, non mancate. E un saluto, un caro saluto, e avrete presto nostre notizie perché dalle fiere poi dopo vi faremo il buongiorno caffè con tutte le nostre novità e la presentazione appunto delle novità primavera 2023. Grazie mille, un bacione. Ho detto tutto, dobbiamo aggiungere qualcosa? Hai detto tutto, È bravissima, andata è andata bene. bene. Alla prossima, grazie a Ciao. tutte.